Questa modella bellissima che era finita sulle copertine un po' di tutte le riviste di moda, oltre che aver sfilato per tutti i più grandi marchi, tra cui Armani, Vivienne West, Dolce & Gabbana, è scomparsa senza lasciare traccia, solo per essere poi ritrovata nei bassi fondi in Brasile, completamente disorientata, senza tetto e senza essere in grado di rendersi conto chi fosse. Quindi la domanda è: che cosa è successo alla top model Eloísa Fontes? E cosa possiamo imparare da questa storia? Questa è una storia che è andata completamente virale in Brasile, ma per qualche motivo non è stata particolarmente affrontata dai media occidentali in lingua inglese e non ho nemmeno trovato degli articoli in italiano. Ma ad ogni modo penso che sia una storia che vale la pena essere raccontata. Spostiamoci adesso nell'ottobre del 2020, quando un uomo che viveva a Rio de Janeiro ha ricevuto la segnalazione che c'era una ragazza che stava vagando senza meta, tra l'altro in topless, per questi sottoborghi della sua città. Non aveva nemmeno le scarpe e sembra che sia andata in giro per queste zone per giorni. Ovviamente tutti pensavano che quella ragazza non appartenesse a quella zona, perché dovete sapere che questo luogo dove era stata ritrovata è una zona, una specie di baraccopoli estremamente pericolosa, dove anche avvengono una serie di attività illegali e anche tantissimi crimini, e quindi è veramente raro vedere una ragazza così giovane, così alta, magari un po' diversa da chi ti aspetteresti di trovare in un luogo del genere, diciamo. I vicini hanno quindi chiamato la polizia e sono stati in grado di rintracciarla. Hanno provato a parlarle, ma era completamente in uno stato disorientato e confusionario. Non sapeva nemmeno chi fosse. Sembrava che fosse sotto l'effetto di droghe. Una cosa che però i poliziotti hanno notato era con quanta premura la ragazza tenesse alla sua borsa nera. E quando i poliziotti le hanno chiesto che cosa ci fosse all'interno o hanno cercato di aprirla, la ragazza è subito entrata in paranoia e non ha permesso a nessuno di loro di toccare quella borsa. La polizia ha subito sospettato che all'interno si trovassero magari delle sostanze illegali, dei soldi o qualcosa per il quale la ragazza non voleva essere beccata. Ma una volta che l'hanno portata in ospedale, i poliziotti le hanno preso la borsa e finalmente hanno potuto vedere che cosa c'era all'interno. All'interno di quella borsa hanno trovato una serie di foto di questa ragazza in cui stava facendo degli shooting per modeling, anche delle lettere di referenze di vari fotografi o persone che hanno lavorato con lei e anche un contratto dalla sua agenzia di moda. E la polizia è stata quindi in grado di identificare chi fosse questa ragazza senza tetto, appunto Eloísa Pinto Fontes, una top model di lusso. Parlando adesso della storia di Eloísa, lei è nata nel 1994 in Brasile. La sua famiglia non era certo tra le più benestanti e aveva 8 fratelli. All'età di 17 anni, con un'altezza statuaria di 1,80 m, ha scelto nel 2011 di lasciare la casa dove era vissuta. Ha quindi scelto di scappare, forse per uscire dalla situazione familiare precaria della sua famiglia. E una volta che ha raggiunto una città più grande è stata subito scoperta da un fotografo, il quale le ha fatto delle foto che ha mandato ad un'agenzia di moda. L'agenzia di moda era rimasta esterrefatta dalla bellezza di questa ragazza e ha subito voluto farle un contratto. Ha quindi iniziato la sua avventura nel mondo della moda in Francia e a un anno dai suoi esordi ha incontrato un uomo di nome Andrei, un top model metà russo metà rumeno di 30 anni. Si sono incontrati nella città di São Paulo quando lei era lì per uno shooting in Brasile. Andrei all'epoca era un volto conosciuto e aveva anche partecipato ad alcuni reality show e aveva anche partecipato a un reality show di MTV chiamato il top model più intelligente d'America. Inoltre era stato nominato tra gli uomini più sexy del mondo dalla rivista People. Ha lavorato anche lui per i marchi più famosi del mondo della moda, tra cui Calvin Klein, Dolce & Gabbana e così via. Ricordiamoci che Eloísa aveva solo 18 anni quando ha incontrato Andrei, ma subito tra i due è sbocciato l'amore e subito Andrei ha iniziato a fare un po' da manager a questa Eloísa. Andrei appunto è diventato il suo unico punto di riferimento. Lui riceveva tutti i contratti, organizzava i suoi booking, i suoi shooting e anche era colui che gestiva un po' le sue finanze, in quanto tutti i pagamenti arrivavano sul suo conto. Come potrete immaginare, questa era praticamente la ricetta per un disastro, perché voi immaginatevi questa ragazza a 18 anni che incontra questo ragazzo comunque un più grande di lei, con una carriera molto più avviata, che non solo diventa il tuo ragazzo ma anche gestisce tutta la sua carriera. Diciamo che se la relazione va a gonfie vele e tutto va per il meglio, questa è una persona fidata, può essere veramente una manna dal cielo. Ma d'altro canto, se qualcosa dovesse succedere, come potrete immaginare, come poi è andato a succedere, potrebbero esserci tante campanelle d'allarme.
allarme che avrebbero dovuto suonare molto probabilmente quando avete sentito di questa storia. In ogni caso, Andrej ha detto che è stato lui che ha fatto di questa Eliza una vera top model, una vera e propria superstar. E effettivamente è vero, durante la loro relazione Eliza viveva la vita che magari molte ragazze sognano. Era sempre in hotel di lusso, viaggiava in tutte le maggiori città del mondo, era invitata a party con celebrità, insomma, viveva una vita a cui tanti aspirano, però pochi riescono ad arrivare. E ricordiamoci anche che in quegli anni Eloisa stava guadagnando $7,000 per photoshoot, quindi ogni volta che lei andava a fare uno shooting erano circa $7,000, che per una ragazza a 18 anni sono davvero tantissimi. Tuttavia, a solo un anno da quando hanno cominciato ad avere questa relazione, Eloisa è rimasta incinta e ha partorito la loro prima bambina. Nel 2014, dopo 2 anni da quando si sono conosciuti, si sono sposati ufficialmente. Come potrete immaginare, questo ha colto di sorpresa moltissime persone, dal momento che si sa gli anni migliori, diciamo, per il modeling, per la maggior parte delle modelle, è proprio l'età in cui queste ragazze sono più giovani, anche i ragazzi, però insomma diciamo che quello è un po' il peak. Se voi riuscite ad arrivare al top del top durante quegli anni è il massimo che potete raggiungere, molto probabilmente, perché poi negli anni seguenti, se già non avete una carriera molto avviata, diventa difficile magari replicare carriere come quella di Naomi Campbell, diciamo. E come potrete immaginare, questo è uno step molto importante per quanto riguarda una ragazza, una professionista che lavora come modella, perché quelli sono i primi anni, gli anni in cui dovete veramente lavorare sodo, e partorire vuol dire che la vostra immagine comunque almeno per quei 9 mesi cambia, quindi non è detto che tutte riescano, e questa è una cosa veramente grave, a tornare poi in passerella. Fortunatamente per quanto riguarda Eloisa non sembra che la sua carriera sia stata in qualche modo attaccata da questa sua decisione, anzi la possiamo anche vedere sfilare con la sua bambina in passerella. Poi io non so se portare una neonata proprio in passerella sia proprio l'ambiente migliore, però in questa scelta di Eloisa. In ogni caso sembrava che la sua carriera potesse continuare senza troppi intoppi, e mi fa molto piacere vedere tutte queste reazioni positive a questa top model che ha scelto appunto di avere questa bambina così giovane e fare da giovane mamma modella. La coppia ha vissuto in diverse parti del mondo, in Europa, nella città di New York. Tuttavia, dopo soli 2 anni da quando si sono sposati, nel 2016 la coppia ha divorziato. Ci sono anche delle voci che dicono che mentre la coppia era sposata i due avessero tantissimi problemi per quanto riguarda la loro figlia. Infatti sembra che la lasciassero per giorni a casa dei nonni, giorni anche settimane in realtà, mentre i due dovevano lavorare. E capisco che magari lavorare nel mondo della moda possa essere stancante, o comunque dovete spostarvi molto spesso, e quindi magari anche per dare una certa sicurezza alla bambina hanno scelto di lasciarla coi nonni, però diciamo che questo non era visto benissimo neanche dai membri della famiglia dei due. Tra l'altro, a seguito del loro divorzio, Eloisa ha anche pubblicato sui social media alcune foto di quando era stata aggredita dal suo all'epoca marito, e ha detto che le aveva anche rapito la figlia e che non le consentiva di vederla. Eloisa non è mai parlato dichiaratamente in un'intervista, quindi non possiamo essere sicuri di quello che realmente sia successo, però io penso che può darci almeno dei piccoli spunti su quali fossero le dinamiche della loro relazione. Andrej ha ricevuto la custodia piena della figlia poco dopo il divorzio, ma alcuni anni più tardi anche Andrej ha perso la custodia della figlia, e che quindi è stata data in adozione in Inghilterra. Come e perché anche Andrej ha perso la custodia della figlia non lo sappiamo, e nessuno sa veramente che cosa sia successo alla figlia e il perché sia stata data in adozione. Spostiamoci adesso nel 2019. Eloisa viveva a New York con le sue amiche e sembrava che tutto andasse per il meglio, sembrava felice, la sua carriera continuava senza troppi intoppi, almeno dall'esterno. E qui è stato quando le cose hanno iniziato decisamente a peggiorare. All'inizio del 2019, infatti, Eloisa, all'età di soli 25 anni, all'improvviso è completamente scomparsa e nessuno poteva in alcun modo contattarla. 5 giorni più tardi è stata poi ritrovata in White Plains a New York, e questa è una zona che si trova circa a 30 minuti di auto dal centro di Manhattan. Era stata
stata trovata in topless da sola e non sapeva dove fosse o chi fosse. Era visibilmente in uno stato disorientato e confusionario, secondo la polizia. La polizia non è stata in grado di identificare il perché si trovasse in quel luogo o soprattutto come era riuscita a sopravvivere per 5 giorni. Sembrava proprio che fosse sotto l'influenza di qualcosa. Fortunatamente non sembrava che fosse stata rapita o che qualcuno le avesse fatto qualcosa e quindi l'hanno riportata nel suo appartamento di New York. Eloisa era una ragazza abbastanza solitaria e aveva solamente una piccola cerchia di persone vicino a lei con la quale parlava. Spostiamoci adesso nel giugno del 2019. Ancora una volta Eloisa è scomparsa. Questa volta però non sono bastati 5 giorni per trovarla. Anche il suo Instagram era scomparso e nessuno riusciva a contattarla. Voi immaginatevi che era una top model, quindi immaginatevi la mole di lavoro che aveva e quanti booking magari aveva già in programma di fare nei mesi a venire. E immaginatevi questa ragazza che è completamente scomparsa. Spostiamoci adesso nell'ottobre del 2020, più di un anno da quando è scomparsa. E qua torniamo all'inizio di questo racconto. Un uomo l'ha ritrovata nei bassi fondi di Rio de Janeiro. Ancora una volta era stata ritrovata topless e senza scarpe. La gente dei dintorni ha detto che era rimasta a vagare per quelle zone per giorni. Meno male che non gli è successo niente, almeno in quel periodo in cui era in uno stato veramente confusionario. Però è veramente assurdo che questa ragazza si sia ritrovata in quella situazione e nessuno sapeva darne una giustificazione. Qua ragazzi è veramente una storia difficile, perché voi immaginatevi questa ragazza Eloisa che è scomparsa, l'hanno ritrovata in questa zona senza soldi, senza quasi vestiti. È anche incredibile che sia riuscita a sopravvivere e non essere stata, diciamo, sapete cosa sarebbe potuto succedervi? Immaginatevi girare per i bassi fondi in una città come Rio de Janeiro, è estremamente pericolosa. Quindi è veramente stata, se vogliamo, fortunata in qualche modo che la polizia è riuscita a ritrovarla in quello stato. Sembra che nessuno fosse a conoscenza di quello che le è capitato, però quando l'ha ritrovata la polizia sembrava fosse sotto l'effetto di qualche sostanza. E la madre di questa Eloisa è andata subito in ospedale per riprenderla e ricongiungersi con la figlia. L'unica persona che sembrava al corrente di questa decisione di Eloisa di scappare era un suo amico, al quale aveva confessato la sua volontà di voler tornare in Brasile e di lasciare il mondo del modeling. Questo uomo era un poliziotto civile con il quale ha vissuto assieme per 4 mesi. E sembra che comunque nel luglio dello stesso anno in realtà lei si sia recata alla polizia dicendo che non voleva avere a che fare con nessun membro della sua famiglia o con quello che era stata la carriera finora. Ha detto che tutto quello che aveva vissuto durante il suo periodo da modella era stato tutta una bugia, che tra l'altro qualcuno le metteva qualcosa nel cibo per renderla, diciamo, sottomessa a questa che era la macchina della moda. Adesso qua non so esattamente che cosa intendesse, se insinuasse che qualcuno le mettesse delle sostanze diciamo nel suo cibo, tipo droghe eccetera, però in ogni caso potrete capire come tutta la storia è molto spaventosa. Quello che hanno detto è che tutte le persone che hanno lavorato con lei finora volevano solo i suoi soldi e a nessuno di loro interessava in alcun modo che lei fosse felice. La domanda è: perché questa ragazza si è chiusa così in se stessa e da chi realmente stava cercando di scappare? Queste sono solo alcune delle domande che avvolgono questo mistero. Alcuni sostengono che probabilmente questa ragazza doveva riuscire a guadagnare abbastanza per poter mandare dei soldi a tutta la sua famiglia e poterli in qualche modo mantenere. Tuttavia la famiglia della ragazza invece aveva una questione ben diversa e puntava il dito contro Andrei, dicendo che era lui la causa del dolore di Eloisa. Andiamo adesso un po' ad investigare nel passato anche di questo Andrei, questo modello veramente famosissimo. Questo ragazzo, dovete sapere che precedentemente alla sua relazione con Eloisa, aveva già frequentato un'altra ragazza, una ragazza anch'essa una modella, dalla quale ha avuto una figlia. Subito dopo questo parto, tuttavia, Andrei se n'è andato e l'ha lasciata sola. E è stato qui che ha incontrato Eloisa, si sono poi sposati e poi 2 anni dopo, come vi ho detto, nel 2016 hanno divorziato. Successivamente ad Eloisa, nel 2017 ha incontrato una nuova ragazza con il quale ha avuto una relazione, è rimasta incinta e ha avuto un aborto spontaneo. Da lì a poco la loro relazione è finita. Successivamente ha frequentato un'altra donna nel 2018 e da essa ha avuto un altro bambino nel 2019. E ragazzi, qui nessuno sta giudicando nessun altro, però potete capire come nel giro di 7 anni questo uomo ha frequentato 4 ragazze diverse, lasciandole tutte e 4 incinta, e subito dopo che sono rimaste incinta le ha tutte abbandonate. Quindi diciamo che sembra che ci sia un pattern che si ripete. Sembra comunque che
focalizzandoci sulla relazione con Eloisa, la loro relazione non fosse delle migliori e sembra che litigassero veramente spesso. Ma posso capire che voi immaginatevi già in una relazione, diciamo, normale, dove sono due persone che si frequentano, già litigare può succedere se si vive insieme e si ha una relazione. Mettete nel mix il fatto che magari la vostra controparte vi fa anche da manager, il tutto rende le cose decisamente più complicate. E forse questo è proprio quello che è successo ad Eloisa. In ogni caso, Andrei, poco dopo che la notizia del fatto che fosse stata ritrovata Eloisa è stata diffusa su tutti i media, ha rilasciato una dichiarazione sui suoi social media dicendo che la relazione di Eloisa con quest'altra persona, questo poliziotto di cui vi parlavo poc'anzi, è stata la ragione che ha portato Eloisa sulla cattiva strada. E anche qui ha ribadito che lui non aveva nulla a che fare con la situazione mentale di questa Eloisa. E effettivamente erano passati 3 anni, quindi ci può anche stare. La domanda è: che cos'è successo in questi 3 anni? Perché questa ragazza, che aveva tutto, almeno apparentemente, a livello monetario perlomeno, ha scelto di lasciare le passerelle e andare a vivere una vita semplice. Che cosa stava attraversando in quel momento? Una cosa però che ha lasciato molti senza parole è il fatto che Eloisa non abbia voluto in alcun modo affrontare tutto quello che era stato il passato, non ha rilasciato nessuna dichiarazione e non ha detto nulla né della sua figlia né su Andre. Quindi qualcuno sospetta che magari lei sia completamente soggiogata da questo uomo o magari terrorizzata. E molto probabilmente questo potrebbe essere uno dei motivi, non possiamo saperlo, anche se magari il mix di tutto quello che questa ragazza a un'età così giovane ha dovuto fare fronte, tutte queste pressioni dell'essere la migliore in passerella, di riuscire a stare al passo con tutti, nel senso, nel modo della moda, molto probabilmente quello, unito al fatto che ha avuto questa bambina a giovane età, questo ragazzo che era comunque più grande di lei e le faceva da manager, più magari la sua famiglia che magari era in uno stato, diciamo, di esigenze economiche, che diciamo che tutto questo magari per una ragazza così giovane non deve essere stato facile, quindi magari per tutte queste ragioni ha scelto di cambiare completamente vita e lasciarsi alle spalle tutto quello che era stata la sua intera identità fino a quel momento. Eloisa, ora 28enne, vive adesso con la sua famiglia in una città isolata. Sembra che stia decisamente meglio rispetto al suo periodo da modella. Ha detto che in questo momento è in pace con se stessa ed è felice. Ha detto che vuole tornare a scuola e anche le piacerebbe tornare al suo lavoro da modella. Durante questa intervista la madre ha detto che ancora vivono in povertà, che non hanno soldi per comprare mobili o cibo, e ha anche sottolineato il fatto di quanto sia importante avere un punto di riferimento, soprattutto quando si cresce o quando si è giovani. Forse si riferiva all'ex marito di Eloisa, che probabilmente è stata una cattiva influenza per lei e l'ha portata sulla cattiva strada. È vero che Eloisa era maggiorenne, quindi ha scelto lei di frequentarsi con questo ragazzo, di avere una bambina, di sposarsi, e anche tutto quello che gli è successo dopo il divorzio non si può necessariamente attribuire ad Andre. Era comunque giovane, però era in grado di scegliere per lei, diciamo, però forse è una ragazza che ha dovuto crescere troppo in fretta e forse questa è stata la cosa più difficile per Eloisa. Io spero davvero che questa ragazza abbia trovato la felicità, io auguro il meglio per lei e spero anche che possa ricongiungersi con la sua figlia, della quale ha perso la custodia. Io spero che questo caso vi sia piaciuto e spero di vedervi al prossimo. Ciao!